Bruno De Stefano ha scritto un bellissimo libro su Giancarlo Siani. Perché questo libro su Giancarlo Siani, questo giornalista scomodo, a 30 anni dalla sua morte? Ma perché in realtà della storia di Giancarlo Siani noi sapevamo pochissimo. Eravamo tutti fermi alla banalizzazione del giornalista eroe che viene ammazzato perché faceva inchieste sulla Camorra. In realtà la verità è molto più complessa, come è complesso anche il processo che ha portato alla condanna di killer e mandanti. Ed è anche vero però che questa condanna di killer e mandanti ha pagato la sete di verità fino a un certo punto. Infatti il caso Siani è un vero e proprio caso giudiziario perché è pieno di buchi, di contraddizioni, di testimonianze diciamo piuttosto strane, di amici che al processo si sono comportati male. Insomma, è una storia ricca di elementi e ricca di sfaccettature che finora non erano state, secondo me, abbastanza valorizzate. Che novità processuali ci sono importanti in merito alla decisione di Siani? Ma diciamo più che novità c'è la possibilità di attraversare tutto il caso Siani dal primo giorno, dal giorno del delitto fino alla sentenza in Cassazione, ed è un percorso che era rimasto pressoché sconosciuto, perché il caso Siani secondo me è stato archiviato nella memoria collettiva con molta fretta, e leggendo le carte dell'inchiesta, facendo appunto questo viaggio nelle carte processuali, ci si accorge di come diciamo, l'omicidio di Siani è tutt'altro che un omicidio, come dire, chiaro da leggere, un omicidio secondo me molto indicato, come direbbe anche Pasolini, un delitto italiano, cioè pieno di misteri, e ancora oggi a distanza di 30 anni si ha la sensazione, alla fine della lettura del libro, che qualcosa è rimasto ancora dietro le quinte, qualcosa di molto oscuro non è venuto a galla, come ad esempio le inchieste che Siani stava scrivendo o avrebbe scritto da lì a poco sui rapporti tra politica, camorra e imprenditoria. Che ricordi personali hai di Giancarlo? Ma io ero abbastanza giovane all'epoca e mi colpì soprattutto l'età di Siani. Cioè per me in quel periodo ammazzare un ragazzo di 26 anni era una cosa terribile. In quel periodo c'erano molti omicidi di camorra, c'erano guerre quasi quotidiane, però vedere quel corpo di un ragazzo di 26 anni ridotto in quel modo mi fece molta impressione. Devo dire che insomma, proprio per questo io l'ho sempre tenuto in mente, a prescindere da tutto il resto, perché di quell'omicidio, di quel ragazzo morto in quella macchina, secondo me si è sempre parlato troppo poco e spesso anche a sproposito. A chi vorresti dedicare questo libro? Ma io lo dedico a tutti gli italiani per bene, perché la storia di Giancarlo non è solo la storia di un giornalista, di un giovane giornalista, è anche la storia di un italiano che voleva fare bene il proprio mestiere, senza essere un eroe, voleva solo farlo bene, e l'Italia è un paese stranissimo perché in Italia non muoiono gli eroi, ma muoiono solo i cittadini che vogliono fare bene il proprio lavoro. Grazie Bruno, in bocca al lupo per il tuo. Grazie a voi e Crepi.